Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, video dei prodotti finiti dell'ultimo mese, quindi del mese di luglio. Ho trovato quasi una fortuna questo mese a ritagliarmi un momento, il 31 di luglio, per mostrarvi i prodotti finiti, così per non esagerare e accumularne troppi e poi ritrovarmi ad avere video troppo lunghi. Giù nell'info box vi lascio la lista completa dei prodotti che vi sto per mostrare, che ho finito questo mese, dei prodotti che esiste già la recensione sul mio canale. Troverete il link che vi rimanda alla recensione con il mio minutaggio esatto. L'ultima informazione di servizio: se ti piacciono i miei video, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i prossimi video che stanno per arrivare, ti invito a iscriverti a questo canale, c'è il tastino dell'iscrizione. E nulla, possiamo incominciare. Allora, ho terminato, ma questo l'avevo iniziato già l'anno scorso, se non erro, uno shampoo della G-Cube della linea Sun Care, shampoo dopo sole, after sun dopo sole, per tutti i tipi di capelli, con olio di jojoba e beta carotene, o filtri sia A che B, quindi UVA e UVB da 250 ml. Di questa collezione ho ancora la maschera, che è quasi all'orlo, e l'olio protettivo. Mi trovo benissimo con tutti e tre i prodotti. Tutti e tre i prodotti sono molto utili utilizzati insieme. Non è la prima volta che utilizzo dei prodotti solari di questo marchio, mi piacciono sempre molto. Separatamente comunque sono eccezionali lo stesso. Il profumo è molto buono, di jojoba, molto caratteristico, e mi è piaciuto come ha pulito i miei capelli, come li ha nutriti. Mi rende un ottimo prodotto, peccato che è finito. Poi ho terminato questo detergente viso della Garnier Skin Active Pure Active al carbone, anti gel detergente anti punti neri, purifica i pori, riduce i punti neri, carbone vegetale, estratto di mirtillo, acido salicilico, pelli grasse e punti neri ostinati. Questo gel detergente è formulato con carbone di origine naturale, noto per il suo potere assorbente e purificante, arricchito con acido salicilico, un potente attivo antibatterico efficace per rimuovere l'eccesso di sebo e impurità, ridurre visibilmente i punti neri anche più resistenti, prevenire la ricomparsa dei punti neri. Efficacia constatata: la pelle è profondamente purificata, detersa, libera da imperfezioni. I punti neri sono visibilmente ridotti per l'88%, imperfezioni ridotte all'88%. Vabbè, applicare quotidianamente sul viso umido, massaggiandolo in questo gel trasparente, diventa una schiuma bianca verissimo che pulisce intensamente ma delicatamente la pelle. Evitare il contorno occhi: in caso di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente. Mi è piaciuto molto questo prodotto da 200 ml. Vabbè, la confezione è molto comoda, molto comoda da utilizzare, anche con le mani bagnate non è scivolato nulla, anzi, aveva anche un buon profumo. Ho trovato, durante l'utilizzo di questo prodotto, la mia pelle è visibilmente migliorata. Io ho dei punti neri intorno al naso e qualcosa intorno al labbro, pochissimi in questa zona, non ho altri punti neri. Però mia madre, che l'ha utilizzato insieme a me, quindi abbiamo utilizzato nello stesso periodo, ovviamente stando in casa, lei ha dei punti neri molto grandi in questa zona, e diciamo quelli più piccolini piano piano si sono ripuliti, quelli un po' più grandi li ho visti ridurre visibilmente, perché sono veramente eccessivamente grandi. Lì mia mamma, durante la vita normale, quindi dopo quarantena, ancora non l'ha fatta, perché il caldo è difficile fare una pulizia del viso, lei va dall'estetista per ripulire il tutto. Però questo qua tiene la bada il più possibile durante il periodo di lockdown e la non possibilità di andare da una professionista. Ci è piaciuto molto, la mia pelle dopo risultava sgrassata ma non denutrita, potrei dire. Un bel effetto, non mi si era tolto completamente
il sebo dal viso, quindi il film di protezione rimane, però sei pulita. Rimuove anche il make-up, prova a struccare il fondotinta, eccetera, e lo tira via con molta facilità. Non ho provato a struccare gli occhi perché non strucco gli occhi con detergenti schiumogeni, però il trucco viso tranquillamente. Proseguendo, della Yves Rocher, il bagno docce energizzante a pompelmo e bacche rosa, in italiano. Bagno docce energizzante al profumo di melagrana e pepe rosa, errato completamente. Una confezione da 400 ml, un profumo bello forte e intenso, credo che sia il pepe rosa a dare questa sferzata di energia, però crea una bella schiuma morbida, pulisce bene il corpo, piacevole da utilizzare. I prodotti da doccia della Yves Rocher sono comunque molto molto buoni. Ce n'è ancora un gocciolino, mi sa che questa qua le metterò da parte, può sempre servire. Poi vado a cestinare questo pennello per ombretto, perché di recente sono stata fuori per un fine settimana, avete visto il vlog, se non l'avete visto ve lo lascio nelle schede informative. Sono andata a prendere i vari pennelli che utilizzo quando viaggio e questo si è tutta rovinata la spugna, il silicone, e quindi va cestinato. E stesso motivo per quest'altro. Questo era più nuovo rispetto a questo. Questo l'avevo comprato tanti anni fa. Questo qua è molto più nuovo. Non so perché, cosa sia successo. Ovviamente non lo utilizzavo da un bel po', da settembre l'anno scorso, ma si è tutta rovinata. Poi ho terminato queste salviette struccanti della Charm, 25 salviette struccanti, dell'idratazione rinfrescante, rimuovono il trucco, eliminano le impurità della pelle. Salviette dermatologicamente testate. Niente di trascendentale, belle grandi, belle pregne di prodotto. Hanno tolto completamente il make-up. Viso, occhi, mascara waterproof, trucchi resistenti. Sono state buone salviette struccanti. Poi ho terminato della Stenom questo deodorante, il Deo Cream antitraspirante 24 ore senza alcol della linea Dermacare, dolcezza, con una confezione da 50 ml. Lo uso da tanto tempo, questo profumo è il mio profumo di pulito, mi è sempre piaciuto, mi sono sempre trovata bene, è un prodotto che idrata anche la zona, anche dopo la rasatura, è veramente ottimo. Poi ho terminato della Neve Cosmetics questo lip balm, l'ho praticamente scavato all'interno, era un balsamo labbra, dava un po' di colore, mi fu regalato per un Natale la sorella del mio ex, il nome era Rosé Olé, mi era piaciuto molto, ricordo. Poi ho terminato della Caloderma, la crema contorno occhi e labbra elasticizzante biologica con estratti di rosa. Una crema corposa ma non tanto, molto idratante. Mi è piaciuto anche come mi ha aiutato a idratare le piccole rughettine e anche quelle sul contorno occhi, veramente ottima. Poi ho terminato anche questa crema della Venus, la crema giorno della linea Giovinezza, e la crema che ho utilizzato nell'ultimo periodo. Di questa c'è una recensione in combo con la sua sorella Notturna e mi è piaciuta veramente tanto. E ho terminato questo stick della Johnson & Johnson, il Compeed, è un balsamo antivesciche, uno stick antivesciche. Praticamente, ok, ora è tutto scavato, è come se fosse un po' uno sticcotto e va passato nelle zone dove con la scarpa il piede rischia di strusciare, far uscire le vesciche, crea un film protettivo, è come se fosse un cerotto in stick, veramente eccezionale. Ok, questi erano i prodotti che ho terminato nell'ultimo mese.
Ti invito ovviamente a mettere un pollice in su a questo video se ti è piaciuto e iscriverti al canale per non perdere i miei prossimi video. Ti ringrazio per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, in gamba!